La memoria alienativa è un aspetto dell'adduzione, perché l'addotto quindi non serve solamente a ricreare alieni che altrimenti senza il nostro corpo e la nostra biologia non potrebbero procreare, ma gli alieni, alcuni non hanno corpo, alcuni hanno perso il corpo, noi diremo muoiono, però la loro tecnologia prevede questo, la loro parte spirituale e la loro parte mentale viene presa, introdotta all'interno di un carrier, che è il corpo di un addotto sostanzialmente, e viene a vivere e a succhiare l'energia del carrier per tutta la vita, fino a che non gli verrà trovato un altro carrier, un altro corpo. E questo succede soprattutto per gli alieni di natura maschile, che sembra che valgano di più nella società aliena, dove la femmina tecnicamente sembra valere meno. E, se l'alieno è un buon fisico, un buon idraulico, un buon cuoco, faccio per dire, non può morire, perché la sua cultura andrebbe persa, e allora perde il corpo, ma quella che è la vera realtà della vita aliena viene presa sotto forma di parte spirituale e mentale e incastrata all'interno di un essere umano che inconsapevolmente lo porta dentro e gli permette di non morire. Quindi quando l'alieno ha bisogno delle competenze dell'alieno, va a riprendere... L'alieno ha bisogno delle competenze? Dell'alieno. Dell'addotto? Dell'alieno che è morto e che è all'interno del corpo dell'addotto, viene, riprende l'addotto e trova il sistema di colloquiare con l'alieno all'interno del corpo dell'addotto. Parlami di universo e alieni così che io possa capire. Intervista inedita al professor Corrado Malanga nel nuovo libro di Eugenio Miccoli. Accedi a 78 minuti di conversazione registrati dal vivo e con definizione 4K. Troverai anche le più importanti tra le interviste e i contributi del professor Corrado Malanga. Un totale di oltre 20 ore di contenuti raccolti in un unico volume. Torna a ricordare che sei il creatore dell'universo. Per vedere l'intervista integrale, clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video.